Ciao a tutti amici e bentornati sul canale di Pierendo Niche al nostro appuntamento con Immortal Phoenix Rising. Oggi riprendiamo da dove ci siamo lasciati l'ultima volta. Allora, andiamo. Vediamo un po'. Ci eravamo lasciati qua. Quindi, cosa abbiamo fatto l'ultima volta? L'ultima volta eravamo alla sala degli dèi, abbiamo potenziato un po' il nostro personaggio, poi abbiamo raggiunto il nostro punto di osservazione per scoprire il resto della mappa, che ancora non era visibile. Poi, una volta raggiunto il nostro punto di osservazione, come obiettivo ci dava, se ben ricordate, il primo obiettivo che ci dava, andiamo a vedere, era questo di praticamente dovevamo andare a esaminare il melo. Solo che poi abbiamo visto che il nostro amico Fosforo era in difficoltà e siamo andati ad aiutarlo. Una volta fatto ciò, come vedete, ecco Fosforo, una volta fatto ciò ci ha assegnato un altro obiettivo nel gioco, che è quello di trovare un indizio per il tesoro di Dedalo. Ora, se noi andiamo sulla mappa, come potete vedere, ce lo segnala da quest'altra parte qua, in questo punto della mappa. Quindi io direi, rechiamoci prima al nostro obiettivo originario, ovvero questo qua, che era quello di esaminare il melo. Vediamo in cosa consiste e poi vediamo di andare appunto qui, così andiamo a trovare un indizio per il tesoro di Dedalo, e poi vorrei recarmi nuovamente alla sala degli dèi per continuare a potenziare il nostro personaggio, anche perché è meglio potenziarlo di volta in volta, in quanto questa cosa ci sarà molto d'aiuto. Quindi andiamo, cambiamo un attimo obiettivo. Ok, andiamo qua, segui. Vediamo dove si va. Naturalmente, ragazzi, vi ricordo di esaminare sempre bene tutta la zona perché ci sono molte cose nascoste. Io cercherò sempre di esaminarlo insieme a voi. Però non vorrei, ecco, appunto annoiarvi, quindi cercherò di andare sempre un po' più veloce. Allora, andiamo. Un altro potenziamento da fare è lo scatto planato, quello che ci permette di planare più velocemente. Eccoci qua. Vediamo cosa c'è. Fungo. Ah, lì c'erano dei funghi, poi dobbiamo andare. Non li avevo visti, amici. Prendere anche quelli. Ok, andiamo. Arrampichiamoci. Cosa c'è qua? Ciao ciao amico. Andiamo. Ho visto qualcosa là, vediamo. No.
Vediamo se c'è qualcosa. No, vabbè, andiamo così. Eccoci qua. L'albero generoso, abbiamo guadagnato un altro trofeo, amici. Ah, ecco qua. Vediamo, interessante. E quale idea, eh? Tu per caso sei Afrodite? Sì, sono io. Sono davvero lieta di conoscerti. Piacere mio. Phoenix, scusami, sono una tua grande ammiratrice. Sei la protagonista delle storie d'amore più epiche di tutti i tempi. Devo ammettere che non mi aspettavo un albero, ma anche nel tuo stato arboreo sei splendida. Oh, sei molto dolce, ma l'unico specchio nel quale mi osservo ora riflette i sorrisi felici delle creature che aiuto. Ah, se solo potessi raggiungere chi ha più bisogno, ma ahimè, queste radici mi bloccano qui. Quindi questa è opera di Tifone. Non potrai usare la tua bellezza per muovere navi o ispirare il valore in battaglia contro di lui. Io? Dare inizio a una guerra? Non so da dove ti vengano certe idee. La vera bellezza risiede nello spirito di servizio. Il vero amore significa donare se stessi agli altri. Il nome di Afrodite avrebbe dovuto sempre significare tutto questo. No, non può aver detto così. Solito Zeus su questa festa. La mia vecchia essenza è chiusa in una cripta sotto la mia radice più grande. Meglio così. Forse potrei riportarti quell'essenza. Avrò bisogno di alleati contro Tifone. Dobbiamo giusto pensare Felix. Agli affamati. Hai detto che vuoi liberarti dalle radici per nutrire gli affamati, naturalmente. Bene, ho esperienza con la terra. Non ero bravissima, ma so come danneggiare le piante. Sale, le fa seccare. Oh, funzionerà? Ma le mie radici non sono normali, chiaramente. Sono ancestrali, potenti. Quindi ci servirà dell'acqua salata mitica? Oh, oh, la profezia recitava una perla in acque agitate. Tu eri una perla nata da acque mosse. La spuma marina della tua nascita. Sì, che idea brillante. Ma non potrei mai chiedere a una sconosciuta di darsi la pena di ricreare le condizioni della mia nascita. E se fosse la sconosciuta a chiedertelo? Se una sconosciuta chiede di essere disturbata, allora immagino non sia affatto un disturbo. Ecco come ottenere la spuma marina dal mio luogo di nascita. Ah, ma io so già tutto! Mamma adorava questa storia. Nonno Urano lanciò una perla in mare. Questo si agitò e così dalla sua schiuma nacque Afrodite. Afrodite. Una perla? Nonno? Non credo sia proprio... La storia è sicuramente questa. Va bene, allora è andata proprio così. Va bene. Devo lanciare con forza una perla nell'oceano. Sembra facile. Oh, grazie. Sembra Felix. Facile, vedrà. Tra poco servirò vediamo, mille vediamo. Freschi a tutti i meno fortunati dell'Isola d'Oro. Accidenti, è più assurdo di quella volta che Demetra trasformò in lucertola quel ragazzo. Afrodite, dolce e generosa, niente più guai? Non è quello che speravi avvenisse quando l'hai data in sposa a Efesto contro la sua volontà? Ehi, un momento, non... Insomma, lo sapeva che lo facevo per il suo bene. Perfetto, amici. Quindi dobbiamo far rotolare la perla nell'oceano. Così riusciremo ad aiutare Afrodite. Andiamo. Intanto andiamo a prendere quei frammenti. Come vedete, fosforo è sempre vicino a noi. Pigliamoci questi frammenti. Qua vicino ci segnala anche un borsiere. Andiamo a prenderlo. Su, ciao. Tu vai via. Ciao, anche tu. Allora, si era da qua.
Eccolo là. Io ho ottenuto 3 melagrane, 4 fichi olimpici e 3 ambre dorate. Melagrane. Andiamo. Dopo andremo anche qui nel Tartaro, amici, eh? Ora voglio provare. Voglio prima svolgere l'obiettivo. Come vedete ci sono molti punti da osservare, molti postieri da prendere. Vediamo, vediamo, piano piano, amici. Faremo tutto insieme. Eccoci qua. Ok. Andiamo là. Fuori uno. Fuori due, vediamo un attimo se lo pigliamo. Andiamo a casa anche lui, amici. Nonno Uramo, ciao ciao. Tutti i ciclopi insieme agli altri titani, eh? Sì, temeva l'avrebbero rovesciato. C'era una profezia. Che noia, nonno ha fatto bene. Quei mostri sono un pugno in un occhio. L'hai capita? Non fate caso a Zeus e Prometeo perché parlano sempre. Sono due simpaticoni, questo Zeus, questo Prometeo. Quindi cosa dobbiamo fare qua? Sposta. La nascita di Afrodite. Spostiamo. È una storia raccapricciante. Andiamo. Non c'è nulla di raccapricciante. Nonno Urano, il mio pessimo padre Crono, si affrontarono in una battaglia così tremenda che tagliò il cielo dalla terra. Andiamo. Venne tagliato anche altro. Durante il suo attacco a sorpresa, Crono discese su Urano. Quando la terra venne separata dal cielo, ci fu un grande terremoto che fece cadere una perla dalla sua ostrica. Ma non c'era nessuna... La perla cadde dalla sua ostrica sulla terra. Urano la prese e la lanciò in mare con tanta forza da far ribollire una spuma. Perfetto, amici, dobbiamo far rotolare la perla nell'oceano. Dove vai? Vieni qua. Alt. Seguiamola. Come on.
E vai via. E uno. Andiamo a casa anche loro che hanno schiacciato. Tu vai via. Tu vieni qua. Andiamo là. E da qua. Abbiamo una missione da portare a termine. Posta. Andò. Facciamo rotolare la nostra perla. Che spasso questo gioco, amici, che spasso, che spasso. Poi la nostra Fenix è davvero brava e anche simpatica. Allora vediamo qui, dobbiamo spostare questi massi, credo. Vediamo. Credo che bisogna fare di più qualcosa qua. Direi di prima di sbarazzarci di loro. Sì, sì. Sì, lui è andato. Ora mandiamo a nanna anche lui. Due sono andati via. Dobbiamo spostare questo. Ah, io credo che si possano rompere anche così. Perfetto, vediamo come aprire quello. Beh, credo sia così, vediamo. Opla. Cavalcatura non disponibile, perfetto. In qualche modo dobbiamo poter aprire questo. Andiamo così. È stato un giochetto da ragazzi, amici. Dov'è la nostra sfera? La nostra perla, scusate. Se no Afrodite si arrabbia, eh. Vediamo un po'. Ecco qua la perla. Sta per rotolare nell'oceano. Vediamo un po'. Opla.
Dobbiamo raccogliere la spuma marina divina. Oddio! Scendiamo con molta maestria. Salve a tutti, sono Phoenix. Vi salverò tutti. Nettare di fiore, vediamo, vediamo dov'è la spuma, eccola là. Possiamo immergerci? Vediamo se ci possiamo immergere. No, non credo. Ottieni. La spuma marina sorse Afrodite, adulta, splendida. Aspetto. Come quella perla. Non ce la faccio più, Zeus. Gea ti ha mentito sulla nascita di Afrodite. Ah, sì? Allora dimmi com'è andata davvero. Crono, hanno combattuto. Non direi sul serio. Cacate in mare. Ma è... Perché Crono gli tagliò il... Ok, mi svegliano anche, quindi... Tu Prometeo! Non rivolgermi la parola. Una volta recuperata la spuma marina, Phoenix decise di tornare da Afrodite con la chiave della sua libertà e della cripta. Perfetto. Torniamo da Afrodite. Vediamo il percorso più semplice. È questo. Quindi, andiamo da qua. Andiamo. Controllate sempre se c'è qualcosa da prendere. Sicuramente, forse abbiamo lasciato qualcosa indietro, ma ci torneremo. Ora raggiungiamo il credito. Vediamo se riusciamo. Andare con lui, perfetto. Rieccoti, dolce creatura. Eccoci qua. La spuma marina. Eccola qua. Oh, sei incredibile. Accetta la mia benedizione per tutti i tuoi sforzi. La benedizione ottenuta, l'abbraccio di Afrodite. Presto. Ora versa la spuma sulle mie radici. Prima potrò muovermi, prima potrò aiutare. Ha funzionato? Uscire dalla spuma è stato così... favoloso. No, ci sono troppe adorabili creature bisognose del mio aiuto. Quei beccucci e quegli occhioni mi tengono sveglia la notte... E quei nasini tremanti e umidi. Ecco qua. Ecco qua, vi vediamo cosa sta per succedere, dai. Noi sempre sprezzanti del pericolo. Zona dello spettro, perfetto. Spettro di Achille. Vediamo come poterlo battere, amici. Vediamo, vediamo un po'. Vediamo un attimo come si può battere.
tallone. Vediamo se riusciamo a prenderlo il tallone qui. Sì. Il tallone così. Dobbiamo prenderlo al tallone. Ho preso il tallone. Vediamo il tallone. Tallone Phoenix. Perfetto. Al tallone amici. Tallone. Dobbiamo batterlo, dobbiamo prenderlo al tallone. Ci vuole un po' di pazienza, eh. Alcuni avversari sono un po' difficili da battere. Dai, guarda. Ce la facciamo, ce la facciamo. Preso amici. Pigliamolo, pigliamolo, perfetto amici. Di nuovo amici. Perfetto amici. Al tallone, al tallone.
Dov'è? Dove è andato? Che cos'è successo? Tifone deve odiarti, anche se non riesco a immaginare perché. Ogni volta che qualcuno lo sfida, manda uno dei suoi spettri. È scappato, amici. E quello spettro delega le responsabilità alle ombre, come al solito. Quindi il guerriero che ha appena apparso non era davvero Achille? Certo che no! Il vero Achille è molto più affascinante. Oh, lo so bene. Si nasconde nelle vicinanze. Finché non verrà sconfitto, le sue ombre appariranno in questa parte di isola. Una buona notizia mai, eh? No, Fenix, la spuma marina ha funzionato e riesco a muovere le mie radici. Una bloccava il covo di Achille. Ma non posso fare nulla per gli altri tre spettri, Eracle, Atalanta e Odisseo. Conosci il proverbio? Non c'è tre senza quattro. Non credo esista. Non credo esista. Non c'è due senza tre. Comunque, andiamo avanti. E la radice che blocca la tua essenza. Alcune persone a cui tengo sono state trasformate in pietra, quindi vorrei tanto... No. No, per qualche motivo quella radice è ancora saldamente al suo posto. Ti ringrazio del pensiero, ma la cosa importante è che posso distribuire le mele. Tutti gli animali verranno nutriti in un attimo. Meglio darsi da fare. Grazie per l'aiuto. In bocca al lupo. Ma io... Perfetto. Che stranezza. Non c'è Afrodite più scomparsa. Pollici, voglio dire, a fare preparativi. Devi far tornare Afrodite, la splendida e irriverente dea che era un tempo, prima che io impazzisca. Ma per gli Hermes, dei... stai calmo, dove eh? Arrivi? Da dietro di te? Che importa? Non preoccuparti di me. Pensa a trovare un altro modo per eliminare quella radice. Tipo? Trovare dell'acqua ancora più mitica e salata? Un momento, però. E le lacrime di Afrodite? Non ha pianto per la morte di Adone. Di sicuro quelle sono salate e potenti. Ne conosci di storia? Giusto. Le sue lacrime potrebbero funzionare se le versi direttamente sulla radice che blocca la sua essenza. Ma dove le nascoste, Tifone? Dovresti cercare nelle cripte del Tartaro. Perfetto. Ci sono tre lacrime cristallizzate. Bene, abbiamo un piano, dunque. Forza, fa presto. Se Afrodite non torna in sé, con chi parlerò dei tuoi abiti? Cosa hanno di male i miei abiti? E niente, sparito. Come al solito, sparisce sempre. Hai scoperto Covo dello Spettro. Perfetto. Allora, quindi abbiamo tre obiettivi. Hai completato la bellezza nasce dalla sofferenza. Abbiamo tre obiettivi. Nuova missione, un bel problema. È un bel problema davvero. Lacrime di dolore. Altra missione. Altre missioni? No. Benedizioni. Le benedizioni sono specialità ottenute ricevendo il favore degli dei. Premio per aprire, perfetto. Quindi troviamo le tre lacrime di Afrodite nelle cripte del Tartaro. Va bene, amici, va bene. Allora, amici, io credo che per oggi va bene così. Io direi di fermarci qua, così la prossima volta andiamo a trovare le lacrime di Afrodite nelle cripte del Tartaro. Andiamo anche successivamente alla sala degli dei per potenziare ulteriormente il nostro personaggio. Come vedete, ogni nuova missione completata ci dà sempre altre missioni da fare. Questo gioco è davvero bello, onestamente mi prende tantissimo. Quindi non mi resta che darvi appuntamento alla nostra prossima volta. Vi ripeto, se vi va, iscrivetevi al mio canale YouTube Pierendo Nitch, condividete il video con gli amici, fate sapere a tutti che è uscito. Cliccate mi piace sul video e mi raccomando, seguitemi. Prossimamente ci vedremo anche live su Twitch. Ciao a tutti, alla prossima da Pierendo Nitch. Ciao!